Io voglio innanzitutto essere molto chiaro, perché è giusto che siamo sinceri. Io all'onorevole Di Pietro, che ringrazio perché la sua presenza qui è di buon auspicio per il giornale, dirò una cosa che lui già sa, che il nostro giornale non farà sconti a nessuno. E se l'Italia dei Valori e Di Pietro meriteranno le nostre critiche, proprio perché dobbiamo seguire una linea che è uguale per tutti, lui sicuramente saprà anche apprezzare questo modo di fare giornalismo. Bene, intanto io spero che voi sappiate, pensiate che non sono qui a rappresentare un partito. Sì, sono nel gruppo del Partito Democratico alla Camera, ma sono qui a parlare da me stesso, per voi e con voi. Quindi non rappresento niente altro che ciò che dico e ciò che sto dicendo qui con voi. Così come ho fatto quando dirigevo l'Unità e anche prima, quando in tutto il periodo in cui ho fatto giornalista. C'è una parola di Antonio che io correggerei quando lui ha lodato il mio equilibrio quando ero direttore dell'Unità. No, ero squilibrato, nel senso che tenevo il giornale fortemente, appassionatamente, fuori equilibrio e contro il governo e contro il berlusconismo. Quello che vi posso dire è che credo vi debba interessare, ci debba interessare. È una differenza fra il Parlamento vissuto al tempo di Prodi e il Parlamento vissuto di nuovo adesso al tempo di Berlusconi. In questi due periodi che sono fianco a fianco, io avevo definito il Senato, avevo definito senza sfide e senza che nessuno mi dicesse ma che cosa enorme che è, avevo definito il Senato dei tempi in cui cercavamo disperatamente di mantenere in piedi il governo di Prodi come il locale peggio frequentato di Roma, perché avevamo una opposizione guidata da quel personaggio equanime ed equidistante che è adesso l'alta carica dello Stato e seconda carica della Repubblica, vicepresidente del Senato, che gridava che intonava per tutti gli insulti a Levi Montalcini quando Levi Montalcini votava per sostenere il governo. Era una situazione in un certo senso affascinante, perché non si arriva a simili eccessi in teatro, di vedere un uomo come Schifani, seconda carica della Repubblica, presidente del Senato, che guidava il coro di insulti contro il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Quando si è trattato di discutere delle impronte digitali ai bambini Rom, che è stato uno dei fatti più gravi accaduti nella nostra Repubblica, in quell'occasione il prefetto di Roma, Mosca, ricordiamocelo questo nome, perché ci sono anche i burocrati che vale la pena di ricordare, non soltanto coloro che si battono per la libertà nel giornalismo, nell'attività politica, nel volontariato, ci sono anche i burocrati. Il prefetto Mosca ha detto no, io le impronte digitali ai bambini Rom non le prendo, non si fa. E ha detto anche le ragioni che sono ovvie, elementari. Se non sei una carogna, le impronte digitali ai bambini non le prendi, perché poi non li cerchi i bambini, non sono imputabili. Se non sono imputabili, tu aggravi la banca dati di dati che non ti serviranno mai, perché non ti metti a cercare un bambino di 5 anni, non ti metti a cercare un bambino di 12 anni, fin dopo i 14 non lo cerchi proprio, qualunque cosa sia accaduta, perché i bambini non sono imputabili. Il prefetto non si è dimesso, il prefetto è stato allontanato dal ministro dell'Interno Maroni. Il primo caso di prefetto che ha perso il posto per ragioni politiche dopo il fascismo. Non è stato raccontato. Noi abbiamo leggi che marciano a grande velocità, rinunciano di proposito alla possibilità di emendamento e affermano una volontà incostituzionale. E ora non ve le sto a elencare tutte, ma vi ricordo che la prima legge importante
che è stata prodotta dal Parlamento, è stata il lodo Alfano, il primo lodo Alfano, ora arriva il secondo, il primo lodo Alfano che ha costituito un insulto totale al principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione. La protezione accordata, alle quattro massime cariche dello Stato, fenomeno di una ipocrisia veramente straordinaria, perché tutti sapevano che solo una carica dello Stato aveva bisogno di essere protetta dai suoi processi, perché gli altri non avevano processi e non l'avrebbero avuti. La protezione accordata alle quattro massime cariche dello Stato è una sorta di capolavoro di incostituzionalità. Berlusconi al Quirinale non potrà mai salire, non dobbiamo nemmeno dire non ci può andare, non ci andrà. Da lì comincia il cammino dell'iniziativa civile per perfezionare questa azione. E qui, a questo punto, davvero l'iniziativa passa a voi, perché quando si ragiona in termini di quantità, all'interno del Parlamento i numeri noi non ce li abbiamo, però noi possiamo impegnarci a fare in modo che voi sappiate tutto quello che dovete sapere sulle cose che accadono lì dentro e soprattutto sui pericoli che dobbiamo fronteggiare. L'inizio del declino di Berlusconi è cominciato, noi dobbiamo prenderlo nelle nostre mani e portarlo a compimento. Vorrei leggere due paragrafi del New York Times di oggi dedicati al nostro uomo, perché sono stati accennati in un solo telegiornale, il TG3, nessuno ha detto che quali erano queste critiche e naturalmente domani saranno già scomparse. La preparazione del G8 è stata assolutamente resa impossibile, sentite com'è bella questa espressione, dalla puerile vecchiaia del primo ministro. Dalla puerile vecchiaia del primo ministro Berlusconi. Berlusconi ha usato la maggior parte delle sue energie politiche nel tentare di togliere la pubblicità a quei giornali che hanno dato notizia delle donne che lui frequenta e in particolare di quelle che hanno poca età e pochi vestiti. Il New York Times di oggi. No, grazie e buon lavoro, perché è vero quello che ha detto Pancio Pardi. Adesso l'Italia è nelle nostre mani e soltanto nelle nostre mani. Immunità ha un elemento imprescindibile per un governo più che stabile, che punti all'eternità. Che giudizio dà dell'attuale governo italiano? Governo italiano è una domanda difficile, veramente. C'è un governo? Forse ci sono tre primi ministri, no? Uno che si diverte, Berlusconi, un altro che fa le trattative, che sarebbe Gianni Letta, e un terzo che lavora, che sarebbe Guido Bertolaso. Mi sembra che quello un po'... la cosa che conosco del governo italiano sono queste. Poi c'è anche un ministro dell'interno, molto noto, che ha fatto una legge di... pacchetto sicurezza molto bello, che è stato preparando per un anno e è riuscito a fare la legge peggiore che io abbia visto in vita mia, forse anche gli italiani. E peraltro il giudizio è sempre molto mediatizzato dalla eccessiva personalità del primo ministro ufficiale, il cui impedisce qualche giudizio sulla squadra, perché la squadra non esiste, esiste solo lui, no?